dottore in fisioterapia, ricercatore indipendente, studioso di alimentazione della specie umana. Abbiamo con noi Andrea Conti. Ciao Andrea. Salve, salve a tutti. Come stai innanzitutto? Bene, bene, vi ringrazio anzi dell'ospitalità nella vostra radio questa sera. Figurati, guarda, poi era un'intervista a cui tenevo particolarmente perché ti ho seguito in alcuni video che hai postato magari sul tuo blog o in rete, poi insomma ti ho sentito a festella e quindi ho detto non posso non invitarlo su Movi Radio e quindi io sono assolutamente felice di averti qua con noi. Allora, mi fa piacere, grazie. Dunque, io intanto, guarda, la prima cosa che ti chiedo intanto è raccontarci un po' di te, cioè chi sei, come è nata questa tua passione che poi è diventato un po' il tuo lavoro e insomma da dove nascono gli interessi per questo studio sull'alimentazione della specie umana. Diciamo che forse tutto nasce dal mio modo di pormi fin da giovane o da piccolo nei confronti della vita, cioè cercavo sempre un po' di capire le cause, no? dei vari problemi e cercavo di comprendere se da un problema potesse emergere invece un'opportunità. Certo. E quindi da lì è nato un discorso di ricerca legato anche un po' alla mia professione di fisioterapista, cercando di comprendere quali potessero essere le tante cause di benessere o di malattia dell'uomo. E da lì è nata questa passione nei confronti dello studio dell'alimentazione della specie umana, certo, in particolar modo, e poi tutto ciò che è collegato ad essa, quindi tutto il ciclo produttivo del cibo, quindi legato al discorso sia della sostenibilità alimentare che ambientale. Certo, certo. Quindi diciamo che sono comunque due argomenti che si affiancano naturalmente al tuo percorso professionale, quindi tu ti occupi di fisioterapia, ma in realtà poi chiaramente chi si occupa di fisioterapia deve comunque sapere e interessarsi di quelli che possono essere le soluzioni anche naturali che riguardano un po' la specie umana. Sì, esatto. Cioè, si può anche fare un tipo di lavoro diverso, Certo. però lo sento un po' più nelle mie corde È questo chiaro, tipo di chiaro. approccio. Assolutamente. Senti, mi ha colpito tantissimo quel video introduttivo che hai sul tuo blog che si chiama intitolato Chi sono? E in cui Sì. illustri questo tuo percorso eretista. Cioè, e mi ha molto incuriosito, per cui volevo capire un po' qual era la formula. So che tu lo stai facendo su te stesso questo percorso, quindi sapere un po' come è nato, insomma, stai gestendo questa cosa e quali sono i risultati, insomma, come funziona? Sì, allora tutto nasce appunto da Eret, tempo fa, precisamente 4 anni fa e mezzo circa. Compresi che molto di ciò che consideriamo legato alla malattia è legato appunto all'alimentazione. È un'alimentazione non idonea alla propria specie, quindi alla specie umana in questo caso. E da lì iniziamo un percorso di ricerca, non mi fermai a Eret, ma cercai di comprendere chi prima di lui e dopo di lui aveva fatto questo tipo di ricerca. E successivamente, nel corso degli anni, oltre a un tipo di sperimentazione personale, approfondii anche appunto un tipo di ricerca scientifica, cercai tutte le pubblicazioni scientifiche che potessero evidenziare come l'aumento di cibi di origine vegetale potessero causare a volte guarigioni, miglioramenti fisici. Trovai molti, molti dati a disposizione, ci sono questi dati, solo che a volte non vengono evidenziati, altre volte vengono considerati in modo parziale dalla medicina ufficiale. E invece ultimamente ho visto che, pure con enorme piacere, tutti questi studi stanno emergendo anche in televisione, se ne è parlato, insomma. La gente Certo. inizia a rendersi conto di quanto sia fondamentale
mangiare bene per star bene psicofisicamente, ecco. Certo. Poi diciamo che successivamente mi resi conto che in realtà non avevamo scoperto nulla di nuovo, perché ben prima di me, Alan Walker evidenziò la natura fruttivora dell'anatomia e della fisiologia del corpo umano, e molto prima Georges Cuvier, attorno al XIX secolo, evidenziò che appunto l'uomo apparteneva a una specie fruttivora come molte scimmie antropomorfe. E, diciamo che poi ci sono stati molti altri scienziati, quindi alla fine non credo di aver scoperto chissà cosa, forse l'acqua calda, Certo, però ecco, ci sono stati molti studi e ce ne saranno sempre di più in futuro, credo, ecco. assolutamente. Tra parentesi, da quello che denunci, in realtà hai scoperto che anche hai scoperto, o perlomeno hai portato avanti, come dicevi giustamente tu, degli studi già fatti, che la formula alimentare usando la frutta e alcuni tipi di frutta e Sì. aiutano comunque poi a migliorare quelle che sono anche le prestazioni fisiche. Correggimi se sbaglio. Sì, esatto, sì. Sicuramente anche per gli sportivi sarebbe molto interessante sperimentare questo tipo di alimentazione, sì, Certo, senti, certamente. io sono comunque curioso, come funziona? Cioè, che cosa mangi? Cioè, quando tu ti nutri fondamentalmente solo ed esclusivamente di frutta, di qualsiasi tipo, ma dosata Allora, nelle varie fasce giornaliere in sì. maniera diversa. Allora, intanto, vabbè, prima avevo dimenticato di citare il grande Armando D'Elia, che appunto, essendo uno scienziato studioso italiano, che abbiamo perso qualche anno fa purtroppo, va citato perché comunque ha dato spunto per approfondire molte questioni legate a questa alimentazione fruttariana. Allora, principalmente bisogna specificare che l'alimentazione fruttariana non vuol dire mangiare frutta come viene in mente, ci si alza la mattina e si mangia frutta, no. Certo. Bisognerebbe prima di tutto comprendere l'importanza di ridurre l'indice glicemico, quindi evitare di mangiare frutta a indice glicemico troppo alto, perché come tutti sanno sicuramente troppo glucosio può dare problemi di diverso tipo, fisico, anche diabete, obesità, perché poi comunque si può trasformare in grasso e così via. Invece privilegiare il fruttosio. E allora uno dice, vabbè, mangi la frutta, c'è il fruttosio. No, in realtà nella frutta ci sono percentuali di glucosio e di fruttosio nettamente diverse a seconda del tipo di frutto che abbiamo davanti. Certo. Quindi bisogna sempre specificare con quale tipo di frutto abbiamo a che fare, di che cosa è composto quel tipo di frutto, perché può avere troppi acidi aggressivi, corrosivi, può avere troppo glucosio e meno fruttosio, e la macchina umana è una macchina che va a fruttosio. Quindi ipotizzando che di poter scegliere, possiamo scegliere di incamerare il glucosio, ma avremmo dei risultati enormemente maggiori per una questione di risparmio energetico proprio con il fruttosio, e quindi bisogna andare a scegliere i frutti con una percentuale maggiore. Abbiamo la mela, abbiamo la pera, abbiamo anche la frutta dolce, comunque la frutta dolce non tutta è ricca di glucosio, bisognerebbe evitare sicuramente quelli troppo, dove la concentrazione è troppo alta. Molto spesso abbiamo, che ne so, i datteri, Certo. i fichi. E diciamo, poi c'è una tabella su internet, io consiglio a tutti voi di scaricarla in maniera tale Ah, da avere un'idea un fantastico. po' più chiara. E quello lì, quindi, E datteri e fichi e glucosio a volontà, insomma. diciamo che il troppo è la banana pure ha molti zuccheri, però ecco, una cosa bisogna specificare, che la parte iniziale della giornata deve essere dobbiamo introdurre esclusivamente mele, cioè quindi a colazione sarebbe il top fare colazione con due mele rosse, perché sono appunto il frutto con un rapporto più basso glucoso-fruttosio, e quindi ci permettono di innescare immediatamente il metabolismo del fruttosio con più facilità. Poi successivamente a pranzo viene più tollerata la frutta dolce, perché Certo. comunque ha un quantitativo di proteine più idoneo, e invece a cena
frutta ortaggio, scusate, e frutta grassa sono ottimali perché appunto andiamo a incrementare il quantitativo proteico e riusciamo ad assimilare meglio tutti i nutrienti, sia dei grassi sia delle proteine. E C'è quindi da dire che nella frutta no, noi troviamo tutti gli aminoacidi. certo. Quindi la frutta ortaggio Quindi viene questa è una cosa importante. inteso proprio prodotti ortaggi, quindi melanzane, zucchine, piuttosto che altro Sì, tipo? ortaggi, melanzane, zucchine, peperoni, pomodori, cetrioli, tutta la frutta che chiaramente come essendo un frutto noi l'apriamo e al centro troviamo un seme, no? Quello è caratteristico di un frutto botanicamente parlando. E Certo. quindi se apriamo un peperone, se apriamo una zucchina, un cetriolo, laddove vediamo che c'è un seme, quello è un frutto ortaggio, tanto per intenderci, no? Per chi magari Certo. domani volesse andare a fare la spesa e non riuscisse a comprendere, no? La differenza tra una verdura e una frutta ortaggio. Molto spesso viene fatta questa confusione Ah, quindi la differenza nell'ortaggio. sono i semi. Quindi se ci sono Sì, semi è considerata frutta. Se non ci sono è diciamo che considerato ortaggio. botanicamente è l'ingrandimento ovarico di una pianta che contiene il seme. Quindi, sì, sicuramente dentro deve esserci il seme. Mentre nella frutta ortaggio l'abbiamo nominata, la frutta grassa troviamo olive, avocado e olio d'oliva che non devono mai mancare alla sera. Questo Certo, quindi ma l'olio d'oliva per... anche al naturale si può utilizzare? Sì. Poi c'è anche addirittura l'olio d'oliva denocciolato dove hanno estratto il seme e sono riusciti a ottenere un olio di qualità migliore. Infatti, tra l'altro, costa leggermente di più, anche un po' più di leggermente, però come qualità è nettamente migliore, sì. Certo. Senti Andrea, ma questa frutta dolce a cui ti riferisci nella parte centrale della giornata, quindi diciamo a pranzo piuttosto che a subito dopo pranzo, e questa frutta che contiene molto glucosio è totalmente da evitare o bisogna No, 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 moderarla? anzi, no, no, anzi, bisogna moderarla nel senso che, allora, una volta che una persona ha escluso del tutto, il pane, la pasta e la pizza, a quel punto non ci sono problemi, di questo tipo. Però se c'è una persona che magari una tantum, mangia un po' di pasta, mangia un po' di pane, un po' di pizza, a quel punto, quelle sono, tra virgolette, bombe di amidi, un'alta concentrazione di glucosio, e a quel Certo, punto, in quel caso, bisogna sicuramente evitarla. diminuirla se non andarla a ridurre proprio estremamente. Però, Assolutamente. se parliamo invece di un'alimentazione fruttariana, diciamo 100% per chi ci arriva, ma ci si deve arrivare in modo molto graduale, sia chiaro. A quel punto non ci sono questi problemi, non esistono, ecco. Certo, ecco, se uno decidesse di fare questo tipo di dieta, e poi ci raccontiamo quelli che sono gli effetti invece proprio sul corpo umano che hai subito facendola e fisicamente. Ma gli viene questo colpo e lo schiribizzo per cui uno dice: vabbè, però io stasera voglio mangiarmi un gelato, voglio mangiarmi una pizza, per esempio. Quali sono le Allora, alternative? Cioè, che cosa dobbiamo fare? esatto. Allora, è molto importante comprendere che grazie agli ultimi, diciamo, alle ultime idee che abbiamo avuto noi come gruppo, perlomeno qui in Italia, siamo riusciti a trovare un'alternativa alla rinuncia, quindi alla a volte sofferenza, no? Da carenza di un determinato cibo. Cioè, siamo Certo. riusciti a inventarci la pizza fruttariana, ci siamo inventati il pane fruttariano, lo spaghetto fruttariano e così via. Siamo riusciti a riprodurre tutti i surrogati dei cibi tradizionali più conosciuti. E Certo, perché anche quindi questa, l'occhio vuole diciamo, è la una sua bella. parte, Eh sì, è come una si bella dice. soluzione questa. Ma non solo l'occhio, devo dire che sono anche molto buoni, quindi Ah, anche la perfetto. gola. Senti Andrea, visto che tu è una dieta che tu fai, quali sono stati gli effetti quali effetti può causare sul fisico il fatto di passare velocemente da una dieta normale oppure una non dieta a una dieta di questo tipo, così drastica? Allora, devo dire che ci vuole sempre molta gradualità,
Io inizialmente lo feci in modo abbastanza repentino, tenendo magari uno sgarro o due al mese, anche tre, non erano quelli il problema. Però devo dire che poi andando avanti diventa pure più facile evitare, cioè rinunciare a certi cibi. Oggi non abbiamo più questo problema grazie appunto alla cosiddetta carpotecnia alimentare e potrete trovare magari tutti i riferimenti in internet dove si spiega appunto come sostituire un cibo non idoneo alla specie umana con appunto un piatto di spaghetti oppure una pizza fatta esclusivamente con la frutta. Però io consiglio sempre di iniziare in modo molto graduale, quindi se c'è qualcuno che magari vuole essere appunto più lento nella transizione, si può magari inizialmente nella prima fase eliminare esclusivamente il glutine e insieme ai Certo. prodotti di origine animale. Già con i cereali senza glutine si ottengono dei buoni risultati. Poi quando andiamo a eliminare quelli e a sostituirli appunto con una dieta frutariana sostenibile, quindi che riesce a coprire tutti i nutrienti, a quel punto sicuramente i benefici saranno maggiori, però io consiglio sempre di aspettare almeno 5-6 mesi prima di passare appunto a un fruttarismo 100%. Certo, totale. Ecco, su di te che Sì. tipo di effetto ha creato? Allora, di diverso tipo, molti dei fastidi che magari potevo avere quando avevo 25-26 anni, oggi non ne ho più. Cioè, tipo dal dolore alle ginocchia quando andavo a correre, fastidi alle caviglie, articolazioni, problemi intestinali. Addirittura a un certo punto dovevo operarmi per una ragate e sono riuscito a eliminare del tutto la problematica quando diciamo, i dottori escludevano che potessi risolverla esclusivamente con l'alimentazione. Poi, che ne so, anche fastidi secondari, la sudorazione, l'odore della pelle, cambiano molti dettagli, anche che possono apparire secondari, però ricordiamoci che noi abbiamo diversi organi motori e questi organi motori, quando lavorano bene e devono eliminare meno tossine, sicuramente ci fanno risparmiare molte più energie, quindi magari riusciamo a dormire meno ore, ma a essere più lucidi durante la giornata. Certo. E questo è molto molto importante, perché Assolutamente. comunque appunto ti permette di accumulare energie e non, è quando perdiamo energie che ci avviciniamo alla malattia. Quindi Certo. è anche ottimo per prevenire. Assolutamente. Senti, una cosa che avevo notato proprio in questo video era il fatto che tu denunciavi all'inizio, ecco, dei leggeri scompensi, che poi non so quanto siano stati leggeri. E che poi Sì. insomma si sono risolti con l'andare del tempo. Cioè, che tipo di Sì, no. sensazione si prova in questo caso? Ma guarda, in realtà sono stati leggeri sul serio questi scompensi, però devo dire che sono stati utili perché mi hanno fatto appunto comprendere molti dettagli sulla mia pelle, di quello che poi sono riuscito a approfondire anche dal punto di vista accademico. Cioè, in passato non avevo tutte le conoscenze, diciamo, una persona che inizia oggi il fruttarismo sostenibile è molto più facilitato anche rispetto a 5-6 anni fa, perché appunto oggi abbiamo molte più conoscenze, siamo riusciti a metterle nero su bianco e quindi si possono evitare dei danni. Io semplicemente avevo perso troppi chili, ecco, neanche tanti, però ero qualche chiletto Sotto sotto, peso. diciamo, il peso forma. E normalmente, se noi ci pensiamo, tutti gli animali in natura, se si nutrono del proprio cibo, raggiungono il peso forma. Non esiste una giraffa obesa, per farci Certo. capire, oppure non esiste neanche un elefante anoressico. Quindi è chiaramente lì per lì ho detto ok, sto facendo una transizione, il corpo sta eliminando troppe tossine, però in realtà c'era anche altro. Inizialmente non avevo escluso del tutto la frutta acida e quella è stato un piccolo errore che sono riuscito appunto a, no, successivamente sono riuscito a rimediare togliendola, perché appunto c'è troppo acido citrico e quando noi abbiamo già un corpo che si sta volendo a fondo e mettiamo troppo un quantitativo di acido troppo però corrosivo per il corpo che porta via minerali,
In quel caso è meglio evitare. Ecco, fino a che parliamo di dieta vegan, allora magari un'arancia ogni tanto va bene, però Certo. mangiando frutta acida quando si è fruttariani, bisogna stare attenti perché deve essere comunque un'alimentazione di tipo sostenibile. Assolutamente. Quindi per frutta acida si intende le arance, i limoni, piuttosto che l'ananas e questo tipo di Esatto. frutta, insomma, in questo senso, o il Sì. pompelmo. Cioè, nell'alimentazione fruttariana vanno un po' ridotte. Sì. Ok. No, direi proprio sia fruttariana 100%, direi proprio la parola eliminate, sì. Certo. Senti, la frutta secca dove si colloca? Frutta secca, in realtà si parla di semi, botanicamente parlando sempre, nel senso che quando parliamo di mandorle, di anacardi, semi di zucca appunto, sono tutti semi che hanno un potenziale, diciamo, di vita, cioè il loro fine è quello di germogliare e poi far nascere una pianta. Quello è Certo. un seme, quindi essendo seme, non rientra nella frutta come la intendiamo. Ah, ok. E quindi non sono inclusi, possono essere inclusi in una fase di transizione, sicuramente molto meno dannosi della frutta acida perché comunque non vanno a corrodere, però hanno un potenziale acidificante sul pH urinario, questo è quello che abbiamo evidenziato. Certo, ho capito. Fantastico, è fantastica questa roba. Mi appassiona molto, devo dire, e mi attira anche molto. E quindi tu il consiglio che dai è comunque eliminare, insomma, tutto quello che è il pane, la pasta e cominciare a sostituire queste cose con la frutta, ma continuare ad utilizzare tutti gli altri alimenti per un certo periodo di tempo. Beh, allora, cerchiamo di capire da dove nasce la pasta. La pasta nasce dal grano. Certo. Il grano, come dice la parola stessa, è cibo per granivori. Quindi, chiaramente, se noi andiamo a sostituire un cibo, ecco, una pizza di grano fatta con cibo per galline, se noi riusciamo a farla con il platano, sicuramente è un cibo più idoneo, più compatibile con la nostra specie animale. Certo. E quindi sicuramente se si riesce a fare questo tipo di transizione, tra l'altro nel grano troviamo il glutine contiene 14 oppiacei, quindi che dà anche molta estrema dipendenza. Molti studi evidenziano che dà dipendenza appunto come la cocaina e l'eroina, quindi stiamo parlando comunque di una dipendenza molto forte. L'unico modo secondo me per riuscire a eliminarlo, vi posso assicurare che la droga più difficile da togliere non è tanto la carne. Tra Certo. virgolette parlo di droga, ma appunto quella della pasta, della pizza fatta con il grano. A quel punto, se noi riusciamo a introdurre questo tipo di prodotto, cioè la farina di platano, che si può trovare comunque in rete, su internet, si può ordinare, oppure la possiamo trovare nei vari negozi indiani, africani che troviamo nel centro delle nostre città. A quel punto sicuramente si hanno dei benefici enormi, sia dal punto di vista del transito intestinale, del sistema linfatico, della circolazione e così via. Certo, ah, quindi potrebbe essere un ottimo surrogato, se non invece un cibo effettivamente più importante della pasta di grano. Tra parentesi, qua in chat Sicuramente. c'è chi si sta lamentando. No, la pasta no, con tre punti esclamativi. Senti, ma si trova anche la pasta proprio in commercio di platano? Già fatta? Allora, stiamo lavorando per voi, a parte gli scherzi, stiamo cercando di venire incontro appunto a tutti i soggetti che, come il nostro ascoltatore, ha scritto no, la pasta no. Cioè, il nostro intento è quello di mettere insieme industrie, assieme a personalità di rilievo, per cercare di rendere possibile la commercializzazione in tutti i supermercati, i negozi, di prodotti fatti con farina carpotecnica, quindi fruttariana. Ma non solo la farina, sarebbe bello anche poter trovare patatine di zucchina, tutti i vari prodotti che possono essere fatti con la frutta, perché non tutti sanno che la zucchina, se fatta essiccare, diventa uguale a una patatina fritta con il sale sopra. La differenza è che il sale non è stato aggiunto, perché il sale che sentiamo è proprio il sale minerale presente nella zucchina stessa. Essendo essiccata, è un prodotto crudo perché vengono essiccate a temperature basse, e quindi può
semmai far bene, non c'è l'olio, non c'è l'olio fritto, quindi sono prodotti sicuramente che fanno bene alla salute e sono gustosi da apprezzare, ecco. Fantastico. Mamma che meraviglia. Senti Andrea, allora invece adesso passiamo a quello che è un argomento principe, insomma, dei tuoi studi. Cioè, tu sei cultore di sostenibilità ambientale e alimentare e li hai messi a confronto questi due tipi di sostenibilità. Che risultati abbiamo ottenuto e qual è il resoconto che ci puoi fare? Allora, molto interessante perché se noi osserviamo l'impronta idrica della piramide alimentare o l'impronta territoriale della piramide alimentare, osserviamo che c'è anche un consumo suggerito e questo consumo suggerito è direttamente proporzionale al basso impatto ambientale di un cibo. Per intenderci, la frutta e la verdura hanno un impatto ambientale bassissimo, non a caso sono i cibi più consigliati in primis nella piramide alimentare diciamo della specie umana, perché? Proprio perché sono cibi che oltre a non danneggiare l'ambiente fanno bene alla salute dell'uomo e quindi tutto torna, cioè mi sono reso conto che c'è questo rapporto, questo binomio ambiente-salute è un rapporto molto molto stretto, molto più stretto di quello che si possa pensare, si possa credere. Certo. Oggi, alla luce di quello che sappiamo, cioè della inutilità, della non, diciamo, indispensabilità della carne per la specie umana e del fatto che si può fare a meno anche di alcuni prodotti agrotecnici, come appunto il grano e così via, possiamo evidenziare ancora di più che meno inquiniamo e più stiamo bene. Quindi più rimaniamo nella zona del grafico dove, che tra l'altro troverete anche nel mio blog, dove si parla di impronta idrica, impronta alimentare e impronta territoriale, più rimaniamo nella zona a impatto ambientale minimo, quindi frutta e verdura, e più la salute avrà dei benefici, come vi ho detto prima, semplicemente escludendo determinati frutti che sono meno idonei alla specie umana. Certo, certo. Quindi praticamente se noi consumiamo, impariamo a consumare i frutti maggiormente consigliati nella piramide alimentare, praticamente proteggiamo anche l'ambiente nello stesso modo, contemporaneamente. Il fatto è proprio questo, noi quando ci sediamo a tavola facciamo politica e non ce ne rendiamo conto. E in realtà siamo noi, sedendoci a tavola e mangiando determinati cibi o altri, che decidiamo come gestire le terre, i terreni che poi abitiamo, quindi terreni antropizzabili. Chiaramente ad oggi, se noi andiamo a osservare come vengono gestite le terre, vi consiglio tra l'altro di dare una letta all'ultimo articolo che ho scritto, dove il titolo è La DPS, un'opportunità di salvezza. Ecco, c'è un grafico molto interessante, lì troviamo tutte fonti ONU, evidenzia come i 5 miliardi di ettari che ci rimangono a disposizione per essere vissuti dall'uomo, quindi che sono antropizzabili, vengono utilizzati in modo folle e evidenziano appunto i motivi di una politica che non va e di una politica che conosce molte crisi. La maggior parte del territorio è gestito, il 90% abbondante del territorio è gestito per allevamenti e pascoli. Perché? Perché c'è una parte appunto che serve per i pascoli, una parte che serve per crescere cereali, però il 70% di quei cereali viene dato agli animali da allevamento. Noi viviamo in uno 0,3 miliardi di ettari, quindi viviamo accatastati uno sull'altro, solo perché dobbiamo creare spazio per proteine animali che non sono indispensabili, ma anzi molto spesso aumentano i costi sanitari. Sono dannosi. Quindi in realtà può esserci una correlazione tra il fatto che si produce tantissima carne e si fa tantissimo allevamento e quello che le soluzioni mediche che si attuano oggi?
Sì, noi basti pensare che dagli anni 60 ad oggi abbiamo incrementato in modo smisurato il quantitativo di carne, e questo è un dato non trascurabile. Già negli anni 60 mangiavamo un terzo della carne che mangiamo oggi. Certo. E questo è un dato importante perché appunto può spiegare, non è l'unica causa sicuramente la carne, anzi, come ho detto prima, anche il glutine ha le sue responsabilità. Però diciamo che è un dato da prendere in considerazione, ecco. Certo. Quindi, insomma, si fa politica anche così, nel senso anche diciamo che la medicina fondamentalmente ha bisogno di pazienti e c'è anche il modo per fare, per convincere le persone magari a consumare determinati cibi e creando così nuovi pazienti. Sì, diciamo che poi alla fine cambia un po' il concetto di medicina. Oggi come oggi il medico esiste per curare, il medico del futuro servirà a prevenire, a fare prevenzione. Infatti diciamo che la nostra speranza, perlomeno la mia, è quella di riuscire un po' a trasformare non solo l'industria alimentare, ma anche appunto l'industria farmaceutica e il Certo. paradigma che abbiamo di medicina. Perché se noi pensiamo che un medico debba essere più ricco perché ha più pazienti malati, allora c'è qualcosa che non va. Il Chiaro. medico del futuro, dal mio punto di vista, dovrà essere il medico che non ha pazienti, cioè che segue delle persone, che segue delle persone, dà consigli e evita appunto le malattie, ma sul nascere. Certo, anche perché quello che difficilmente si riesce a capire è che, insomma, fare la giusta prevenzione sui malati farebbe in modo di, insomma, intanto risparmiare tantissimi miliardi a curarli e poi quindi che potrebbero essere impiegati magari per altre attività sostenibili e per i cittadini e per l'ambiente e per la salute. E contrariamente, insomma, a quella che è la formula che attualmente viene utilizzata, e cioè i medici devono trovare la malattia e curare la malattia utilizzando molto spesso i farmaci rispetto invece a quella che dovrebbe essere una corretta prevenzione. Sì, io ci terrei a precisare una cosa. Nel progetto che comunque si è venuto creando nel corso degli anni, perché comunque mi sono reso conto che a quel punto, parlando di alimentazione, andando a sviscerare molte tematiche legate ad essa, stavo facendo politica. Allora abbiamo creato insieme a un gruppo di studio un progetto politico e siamo disposti a tenerlo, diciamo, a disposizione di tutti quei movimenti politici che fossero interessati. In primis il Movimento 5 Stelle si è dimostrato interessato a Certo. portarlo avanti, e si parla di conversione, cioè non stiamo andando contro qualcosa o qualcuno. Quando si legge in internet informazioni errate come ecco, voi andate contro le industrie zootecniche, no. In realtà noi stiamo proponendo una soluzione alle stesse industrie zootecniche, cioè stiamo dando un'alternativa. Ci piacerebbe un domani che potessero essere facilitate economicamente nella conversione industriale verso l'industria capotecnica, perché sarebbe bello un domani entrare in una macelleria e trovare da una parte la carne tradizionale come la conosciamo noi e dall'altra la carne capotecnica, perché magari ci può essere la persona che dice io toglimi tutto ma non togliermi la carne. Allora Certo. è giusto che, come i vegani sono riusciti, siamo riusciti nel mondo vegano a introdurre l'hamburger appunto fatto con varie ori con, di origine animale, si può fare anche l'hamburger capotecnico. Questo l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo provato, chiaramente è tutto da perfezionare perché noi siamo i pionieri, quindi siamo i Certo, primi che si stanno certo, certo. da fare in questa direzione, però con qualche chef di 5 Stelle o qualche personalità che è un po' più esperta di noi nell'ambito culinario, si possono creare dei piatti veramente che non hanno nulla da invidiare ai piatti tradizionali. Certo. E la stessa cosa si può fare nell'industria farmaceutica, cioè si può cercare di rendere conveniente questa graduale conversione che avverrà nel corso dei decenni, sicuramente, verso il farmaco capotecnico, cioè rendere vantaggioso all'industria farmaceutica in primis questo nuovo tipo di approccio.
Quindi l'industria farmaceutica in domani, dal nostro punto di vista, potrebbe puntare non più al profitto, ma al molto più vantaggioso ecoprofitto, e quindi guadagnare magari anche di più, però sulla salute delle persone, certo, e sulla prevenzione, come dicevo prima. Certo, mi sta consigliando il nostro Massimo, che in realtà ci segue da Vienna, e dice bisognerebbe fare come in Asia, che paghi la sanità solo quando stai bene, quando sei malato hai tutto gratuito. Esatto, questo rientra nel nostro progetto, però l'unico, diciamo, tassello debole che va un po' perfezionato, perché l'intenzione c'è, è quello di rendere vantaggiosa la cosa all'industria farmaceutica, perché, certo. Perché comunque noi non dobbiamo distruggere, dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, quindi dobbiamo permettere all'industria farmaceutica di farci andare avanti. Certo. Noi sappiamo che stiamo parlando di industrie grandi, quindi cioè, noi non possiamo pretendere di buttare giù un'industria e costruirne un'altra, perché certo. Non è questa la strada. Noi dobbiamo lavorare sulla conversione, quindi il vantaggio deve essere per tutti. Assolutamente. Senti, all'atto pratico, quale potrebbe essere la strada per convincere l'industria farmaceutica a deviare su questi tipi di farmaci e non sui farmaci chimici o tradizionali, insomma? Ci stiamo lavorando, abbiamo un progetto, però stiamo mettendo a punto questo tassello, cioè quello della conversione dell'industria farmaceutica. Per ora abbiamo pensato all'introduzione in primis del farmaco carpotecnico, che è un farmaco che diciamo di profilassi, di prevenzione, quindi non va a soppiantare i farmaci tradizionali, ma va a correre parallelamente. Quindi un domani che il medico di famiglia sarà incentivato a curare, non più curare, ma fare prevenzione, perché appunto, come dicevamo, verrà pagato di più se il paziente non tornerà, a quel punto il medico di famiglia sarà più incentivato a dare farmaci carpotecnici, anche quando il paziente magari non ha un problema estremo, quindi magari per fare prevenzione, ha delle avvisaglie, certo. Può consigliargli questo tipo di farmaco carpotecnico, fatto esclusivamente perlomeno al 90-95% con frutta, quindi con estratti, sciroppi, polverizzazione di un frutto, tutto chiaramente rispettando le norme igieniche, certo, secondo la legge. Però stiamo appunto lavorando sull'aspetto burocratico legato appunto a come poi lo Stato deve pagare le industrie farmaceutiche, però stiamo mettendo a punto anche questo dettaglio, e ci teniamo che comunque ci tengo a far sapere ai nostri ascoltatori che abbiamo iniziato una collaborazione molto interessante con figure professionali di diverso tipo, e all'interno del nostro gruppo di studio ci sono anche dei medici. La cosa è molto, molto importante, perché certo. Appunto ci confrontiamo dall'architetto all'agronomo, al medico, a professori universitari e così via, e quindi con loro stiamo facendo appunto il tutto. Fantastico. Senti, ma questi studi sono pubblici, cioè sono visionabili da qualche parte, oppure sono fino al loro sviluppo completo è meglio mantenerli indipendenti? Allora, stiamo scrivendo dei libri, stiamo mettendo a punto gli ultimi dati, e alcuni studi si trovano anche in internet. Però non abbiamo ancora la pubblicazione scientifica, certo. Abbiamo trovato alcune informazioni, ma non abbiamo i dati scientifici al 100%. E allora abbiamo iniziato un lavoro di ricerca un anno e mezzo fa circa, e da lì è iniziato qualcosa di molto interessante, perché questi dati che noi pensavamo sarebbero emersi nel corso degli anni sono emersi invece abbastanza facilmente, quindi abbiamo una buona bibliografia, e ora stiamo scrivendo dei testi che a breve pubblicheremo io e altri miei collaboratori. Certo, fantastico, quindi attendiamo con fiducia il termine di questi studi. Senti, tra parentesi, Emilio ci ha postato un link di una pagina, la tua pagina Facebook, dove ci sono dei piatti fantastici, li sto guardando adesso, mamma mia, non hanno veramente nulla da invidiare
ai piatti a cui, che siamo abituati a mangiare tutti i giorni. Quindi Mamma sei mia. sulla pagina Sì, Capotecnia Alimentare. assolutamente. Allora, Andrea Conti, blog, forse è la tua pagina, è una serie di Sì, foto. Carpotecnia, la tavola sicuramente è del Capotecnia. futuro. Esatto, bravo, Mamma quello volevo mia. dire, la Capotecnia Alimentare. Ragazzi, andate a guardarveli perché sono veramente, almeno le immagini, immagino anche il gusto sia Sì, assolutamente sì. da provare. Mamma mia. Tra l'altro, diciamo, un piatto di spaghetti fruttariano, oltre ad essere molto, molto simile e appetitoso, comunque molto simile a quello tradizionale, ma te ne puoi fare anche due, tre, non è quello il problema, non dai problemi che potrebbe appunto Certo. portare il glutine. Quindi è molto interessante anche questo aspetto, cioè che si può anche godere di più del sapore di certi cibi. Certo, fantastico. Senti, mi chiede Lidia, ci puoi dire una tua giornata alimentare tipo? Cioè, nel senso, quando Sì. hai la possibilità anche di consumare, e quindi sederti a tavola e mangiare quello che vuoi, insomma, come ti organizzi? Allora, vi dico la mia, poi chiaramente io ci sono arrivato con una transizione, però Certo. intanto vi dico la mia per darvi un'idea. Appena sveglio, due mele rosse, Stark, perché abbiamo notato che la Stark ha un quantitativo minimo, proprio minimo, di glucosio. Come vi dicevo prima, dobbiamo ridurre al massimo il glucosio. Tanto comunque lo troviamo anche nella Stark, però è meglio ridurlo. Poi, diciamo, a pranzo posso fare o frutta dolce, sì, diciamo frutta dolce, ti do quella, diciamo, una media di quello che sto facendo ultimamente. Frutta Certo. dolce, quindi melone, vabbè, la pera, mango, cocomero e così via. Tutta la frutta zuccherina, non acida. Quindi Certo. tutta la frutta dolce. Poi a cena abbiamo frutta ortaggio, Ci come vi sono anche dicevo le prima, albicocche insieme nella frutta dolce? alla... Come? Ci sono anche le albicocche? Sì, sicuramente, sì. Ok. È molto ampio il quadro della frutta dolce. Ci sono gli stessi datteri che vi ho nominato prima, però l'importante è non esagerare. Quindi se se ne mangiano due o tre e poi magari mangiare qualcos'altro, perché è bene mangiarne tre tipi diversi a pranzo. Perché ogni frutto dolce dà certi nutrienti e ha certe comunque ripercussioni nel corpo. Quindi se noi riusciamo a mangiarne tre è meglio. Poi a cena, frutta ortaggio, frutta grassa, anche mischiate tra di loro, ci si può fare un'insalatona e volendo, in alcuni casi, quando si è insieme agli amici oppure nelle giornate più fredde, si può fare anche frutta ortaggio cotta come zucchine, peperoni, melanzane e si scottano un po' o si fanno al vapore volendo, no? Per chi Certo. vuole rimanere più vicino alla natura, cioè al concetto di crudismo. Però non è un problema se la cuociamo, nel senso che sì, sicuramente si hanno molti più benefici in un'alimentazione crudista, però in questo tipo di transizione non dà problemi. Se cuociamo comunque un frutto, rimane un frutto, ecco. E poi Pazzesco, pazzesco. si può chiudere volendo con un frullato di banana e fragola come dolce finale. Oppure per pulirci la bocca con una mela, perché comunque nella mela troviamo l'acido malico che è anche un detergente per i denti, quindi ci pulisce Certo, un po' la bocca. assolutamente. Senti, ma tutti questi piatti che io vedo qui nelle tue foto, e dove si possono acquistare? Si acquistano oppure te li devi autoprodurre? Allora, questa è una domanda interessante. Vi invito a visitare Cosmo Fruttariano, sia su Facebook, scrivete Cosmo Fruttariano e vi dà la pagina dove appunto vengono organizzati incontri, cene, convegni più cene per diffondere questa nuova cultura. E quindi andate su Cosmo. Ah, abbiamo perso Andrea. Pronto? Ah, eccoti. Gustosa. Allora, Andrea, scusa, ti abbiamo perso per un attimo. Ci hai lasciato con andate su Cosmo Fruttariano.
Ok, allora ripeto, andando su Cosmo Fruttariano troverete sia il calendario degli incontri, sia il sito ufficiale di Cosmo Fruttariano, che è dove ci sono anche delle ricette, e quindi avrete modo di incontrarci, perché poi organizzeremo degli eventi costituiti da convegno più cena, oppure esclusivamente la cena, perché comunque cerchiamo di puntare su un tipo di rivoluzione che è più culturale, successivamente diventa culinaria anche, Certo. perché se noi capiamo anche i motivi del fruttarismo e li comprendiamo bene a fondo, questa scelta, oltre che essere buona per il palato, è sentita anche con il cuore, e quindi Certo. l'abbracciamo più volentieri. Senti, un'altra cosa, quanti da quello che tu sai in realtà, che percentuale di italiani seguono questo tipo di dieta? Ma io penso che ormai siamo qualche migliaio, perché siamo molto dispersi, non siamo tantissimi, ma non siamo nemmeno pochi, devo dire. Siamo dispersi, però io quando mi muovo per l'Italia per convegni, seminari, insomma la sala si riempie, c'è molto interesse, mi arrivano veramente sempre più mail, quindi è una, dal mio punto di vista, veramente la cucina del futuro. Stanno cambiando molto rapidamente le cose, perché la Certo. gente si incuriosisce, approfondisce. Una volta tendeva a banalizzare certe questioni, e invece ora che appunto abbiamo più dati scientifici sotto mano, ci rendiamo conto che l'alimentazione fruttariana è anche quella più etica, oltre che salutare, la gente magari si incuriosisce un po' di più e cerca di Certo. capire se effettivamente è così. Sì, soprattutto le donne quando dicono devo dimagrire, magari questo può essere un argomento, mentre invece in realtà è un argomento molto più serio di quello che potrebbe essere una semplice dieta e dimagrante. Sì, bravo. Tra l'altro, dal mio punto di vista, una dieta non deve far dimagrire, deve, oltre che far star bene, far raggiungere un peso forma, che è una Esatto, cosa comunque diversa. assolutamente sì. Senti, ti è Io, capitato ad di esempio. consigliare a qualche tuo paziente di utilizzare questa dieta e risolvere i problemi? Allora, sinceramente no, perché uno, non c'è bisogno, due, non è comunque mio interesse primario, e non essendo dietologo non mi spingo fino a tanto, ma vedo che non serve, perché comunque la stragrande maggioranza dei miei pazienti segue il mio blog, si informa, e quindi diciamo che diventa anche un po' più responsabile della propria salute, e quindi inizia un percorso graduale. Comunque lo fanno in modo attento. Io quello che consiglio sempre quando si fa una scelta di essere molto graduali, e vedo dei risultati molto belli loro. Poi magari c'è la fase in cui in inverno fa più freddo, uno sgarra di più, e io me ne accorgo subito, non me lo devono dire, perché si sente già il muscolo magari un po' più retratto, più contrazione, più infiammazione. Quindi diciamo che c'è questa rispondenza, e mi fa comunque piacere, mi fa molto piacere, perché a Certo. volte non devo neanche aprire bocca e vedo dei cambiamenti molto importanti nei miei Certo. pazienti. Allora, un'ultima domanda, una curiosità da Lidia. La frutta è molto diuretica per la perdita di potassio. Cosa puoi dirci in merito? Allora, c'è un consiglio a Lidia, un articolo molto interessante, che tra l'altro adesso stiamo inserendo nei testi che stanno per uscire, che ha a che fare con la tematica dei fabbisogni indotti. Quindi, se cerca fabbisogni indotti su Google, troverà sicuramente questo articolo. Il potassio rimane nel corpo nel momento in cui, cioè, come tutti i sali minerali più importanti, rimane nel corpo nelle giuste quantità nel momento in cui comunque non andiamo ad acidificare il corpo. Quindi, se noi abbiamo un pH ematico che rimane pressoché vicino, non dico costante, ma quasi vicino a 7,4, questo pH non genera una perdita di sali minerali, una dispersione di sali minerali, ma ci Certo. permette di mantenere il giusto quantitativo. E poi il discorso di fare più PP, ho notato che questo ci può stare, perché comunque la frutta è fatta
di 80-90% di acqua, Certo. inizialmente, fino a che poi magari non si aumenta il quantitativo di mele. Io ho notato questo, che quando ad esempio ho una giornata particolarmente intensa e faccio colazione e pranzo con le mele e arrivo a fino a ora di cena, perché magari ho poco tempo, esclusivamente a mele, io quel giorno, diciamo che magari incamero meno liquidi, ma ne elimino di meno e non perdo peso, quindi Certo, rimango cioè a peso forma. È una certo. cosa molto importante, perché è come il discorso del vaso: che facciamo? Riempiamo oppure prima attappiamo lo riempiamo di acqua o prima attappiamo il buco che fa Certo. uscire l'acqua e lo riempiamo? Noi dobbiamo stare sempre attenti a evitare questa dispersione di minerali, regolando il pH. Questo è molto importante, pH urinario. Certo, quindi bisogna comunque imparare a bilanciare i vari frutti, insomma, prima di dosarli, prima di utilizzarli. Bravissimo. Assolutamente sì. Sì. Con questo schema che vi ho dato si tende a regolarizzare nel giro di qualche settimana, al massimo un mese. Certo, tu da quanto tempo utilizzi questo regime alimentare? Allora, con tutti gli errori che posso aver fatto in passato sono 4 anni e mezzo. Ultimamente, diciamo che con le ultime scoperte che ho fatto è circa un anno che ho iniziato questo tipo di fruttarismo sostenibile, cioè Certo. diverso da tutti i fruttarismi precedenti che abbiamo visto comunque avevano delle piccole falle. Certo. Senti, per chi, insomma, ci ha seguito stasera e vuole continuare a seguirti, quali sono i siti da consultare, a parte il tuo, chiaramente, contiandrea.wordpress.com, che è proprio il Sì. tuo blog personale, quali altri siti consiglieresti a chi vuole cominciare a incuriosirsi e seguire queste direttive? Allora, c'è Cosmo Fruttariano 3M, Cosmo Fruttariano 3M, oppure cliccando su Google esce subito fuori la nostra pagina. Certo. Oppure sempre su Facebook, cercate Fruttarismo Sostenibile 3M, e la sigla 3M è appunto per differenziarci da tutte le altre comunque correnti che differenziano dal tipo di fruttarismo di cui parliamo. Che meraviglia. Guarda Andrea, spero che tu venga presto nei pressi di Milano a fare qualche convegno con assaggio immediatamente dopo per Ah, guarda, vedere. a Milano volentieri, tra l'altro lì c'è lo chef più avanzato, tra virgolette, nel senso che è il più in gamba che abbiamo, che è Giorgio Esteta, lo potete aggiungere su Facebook, e lui è di Milano e organizza molto spesso anche lui queste cene fruttariane sostenibili. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Senti, invece i tuoi prossimi impegni nei prossimi giorni? Abbiamo diversi incontri proprio sulla questione sostenibilità ambientale, alimentare e confronto, e a breve diciamo che dovrei muovermi dalle parti di Bari, però stiamo ancora decidendo quando, e dalle parti dell'Aquila. Poi a breve inserirò comunque le date appena avrò maggiori garanzie nel calendario del mio blog. Che meraviglia. Andrea, guarda, non hai idea di quanto io sia felice di questa chiacchierata. Sapevo già che sarebbe stata una chiacchierata molto interessante e non so davvero come ringraziarti. Guarda Enzo, io ringrazio te, sei stato veramente gentilissimo e spero di vederti presto, magari durante una cena Ah, fruttariana. ci puoi scommettere. Arrivo sicuro. Ok. Senti, ti auguro una buona settimana e una buona prosecuzione dei tuoi studi e della tua attività e spero di risentirti presto anche su Movi Radio. In qualsiasi momento tu abbia delle novità in merito, non esitare a contattarmi e insomma, riorganizziamo un'altra serata insieme. Molto volentieri, magari per l'uscita del mio libro, ne Ah, riparliamo. che meraviglia, assolutamente sì. Grazie Andrea, un abbraccio veramente di cuore, sei stato grande. Un abbraccio a voi, siete forti, grazie A ragazzi. presto, ciao, grazie mille. Grazie.